Si vendono. Quindi la gente non si è fatta condizionare. Qualcuno sì, però comunque è roba italiana, non è che... Voglio privilegiare i prodotti italiani. Per una questione, diciamo, di campanilismo, di gusto, di maggior sicurezza? Direi tutte e tre le cose. Qua si vende roba italiana o roba spagnola? Allora, abbiamo solo roba italiana, roba di lusso. Peperoni belli, e vabbè. Carmagnola. Arriva da Carmagnola. Ma perché roba, lo dice come se fosse una cosa positiva, cioè è migliore la roba italiana? Certo, come no. La roba, cioè, si vende di più, poi la qualità. La qualità e il buon prezzo. Eppure la roba spagnola non è che è brutta. No, non siamo contro la roba di spagnola, però mi hanno detto che c'è le malattie qua, là, non si compra cetrioli, non si compra qua, là. Noi la gente preferisce roba italiana, cioè noi vendiamo solo roba italiana. Poi la gente ha paura adesso, hai capito? La gente fa di più attenzione, poi ha sempre paura, sentono che la gente muoiono in giro, tutto quanto. Adesso la gente preferisce roba italiana. Roba italiana costa un pochettino di più, però roba buona. Poi roba spagnola costa un pochettino meno, però... Ma meno buona la roba spagnola? Cioè, roba italiana ha due marce in più. Roba italiana sempre tieni, roba fresca, tieni, non diventa marce subito. Lei per genuina cosa intende? È più gustoso, più buono, più sana. Cioè più buona, più genuina, più sana cosa intende? Che non è, cioè che sono sicuro che non è inquinata. Qualche qualità non esiste qua in Italia. Cosa devo fare? Non lavoro? Non le vendiamo? Certo. È quello che esiste. Ma è una truffa di quella lì di cetriolo che hanno fatto. Però le devono pagare i danni perché rovinano anche tutto il commercio quelle cose lì. I nostri clienti fidano di noi ancora. Oggi. Quando le dico quella vai tranquillo, la gente fida ancora. Preferisce comprare cose italiane o... Sicuramente. Perché? Perché mi sembra che mi diano più fiducia, arrivano più da vicino. Ma più fiducia come gusto, che roba più buona, oppure più fiducia come sicurezza? Sotto tutti gli aspetti. Dopo la questione dei cetrioli, lei compra lo stesso la verdura? No, perché io sono di origine tedesca e quella lì chissà da quanto tempo era che la girava quella robetta lì. Che vediamo qua in pole position i cetrioli, ma sì. Questi sono cetrioli di nostra produzione. Che li fate voi direttamente. Sì, sì. E quindi insomma se uno va a prendere i cetrioli, questi almeno sa che vengono da qua, non vengono da lassù, che c'ha le malattie, non si capisce. Sì, ma tanto questa settimana c'è la soia, prossima settimana ci sarà il pomodoro. La roba italiana è migliore di quella spagnola. Lei è un esperto o un consumatore? No, io sono un consumatore, però a volte prende la roba spagnola che io la trovo leggermente, la trovo insipida, invece quella italiana è un po' più gustosa. Poi in Spagna mi sembra come i pesticidi un po' più, hanno più mano libera. Alcune cose evito, come i cetrioli, le evito. Ho preso l'insalatino questa mattina, però non è che sono molto... Non è molto contento? Sì, esatto. C'è un po' di preoccupazione. Cosa fa, la laverà bene? Sì, no, la metterà con la mocchina, mi ha detto mia moglie che la lava con la mocchina, non lo so. Lei dopo la vicenda dei cetrioli ha comprato meno verdura? Sì. Perché si è preoccupata? Non ne sta più comprando. Non ne sta più comprando, neanche di se fosse certa che la provenienza è italiana? No, sinceramente mi è proprio passata tutta la voglia di comprarla. Preferisco magari mangiare altre cose, ma... Mi sono preoccupato un po'. Ma comunque loro adesso cominciano a smentire che sono state cetrioli, è il coso del mais, il germoglio della soia, dicono loro. Ora, lei mi dica, a chi c'è da credere? A uno o all'altro? Che devo fare? Non mangiare né uno e né l'altro. Prima io compravo un po' di cetrioli, pomodori, adesso non li compro più. Se c'è scritto provenienza Italia si fida lei. Che me lo dice a me? Non lo so. Ecco, c'è scritto. Ma a dire affari c'è di mezzo il mare. Però stesso, però la gente paura, signora, di prendere cetriore per adesso. È meglio quella italiana? Speriamo che sia più sicura. Per collaborare con l'economia italiana. Secondo me è più controllata. Secondo lei è più controllata? Spero proprio di sì. Invece in Spagna dice no. Non mi fido. Non si fida? Non mi fido. No, italiano. Sono italiano e meglio italiano. Italiano, lui no. Perché ha visto cosa combinano, io non capisco. Sono scritti italiano, ma è vero che poi è tutta roba italiana. Noi compriamo perché è scritto italiano, speriamo che sia controllata. Perché mettono più concime, mettono qualcosa. Secondo lei in Spagna mettono più... Forza, c'è qualcosa che non va. In Liguria, io vado al mare, ho la casetta là, la sera, quando tira il vento
alla parte nostra, non si può stare l'odore cattivo che è quello del congime e vediamo che mettono il congime. Ma allora vede che anche in Italia lo mettono, mica solo in Spagna. Sì. Qui lo vediamo. Qui lo vediamo. Però e allora... lui, e chi lo vede? Chi lo vede?